Ricetta sfiziosa, polpette di baccalà. Ciao a tutti e benvenuti su Razzo Food Experience. Oggi proviamo una ricetta che a me piace molto. Voi sapete, a me piacciono molto le polpette, ne ho fatte di tutti i colori. Ripeto, credo di essere cintura nera di polpette. E oggi facciamo le polpette di baccalà. Tra l'altro siamo anche abbastanza sotto Natale, piatto secondo me ottimo per la vigilia. Veniamo agli ingredienti. Anzitutto del baccalà, delle patate lesse che io ho già schiacciato, un po' di formaggio grana, naturalmente del prezzemolo, pan grattato, uovo e buccia di limone che secondo me in questa preparazione farà la differenza. Insieme alla buccia di limone, una delle cose che mi piace mettere in questo tipo di ricetta sono i pinoli e le uvette. I pinoli li ho leggermente tostati e le uvette ammollate nell'acqua. Naturalmente, poiché friggeremo queste polpette, avremo bisogno di olio di semi, naturalmente sale, pepe. Questo è un buon momento per iscriversi al canale. Ho visto che molti di voi l'hanno già fatto e per chi non si fosse ancora iscritto è bene iscriversi, perché è un modo per sostenere il canale. Il baccalà io l'ho preso perfettamente dissalato, l'ho anche assaggiato ed è perfetto, per cui non ha più il sale. Se lo comprate dissalato, comunque cercate di assaggiarlo, perché a volte non è dissalato benissimo e bisogna tenerlo in acqua fredda, cambiare spesso l'acqua per almeno 36 ore. Se è già dissalato probabilmente si può fare di meno. Il baccalà va controllato e poi toccatelo bene per vedere se ci sono rimaste delle spine. Questo qui era perfettamente spinato. Io tra l'altro gli ho anche levato la pelle, molto facile tirar via la pelle, seguire il senso, cercate di non consumare troppo baccalà quando fate questa operazione. Ok, adesso dobbiamo fare le polpette, quindi lo tagliamo a pezzettini perché poi lo tritiamo, dobbiamo tritarlo, faccio a dadini. Ecco qua, metto tutto il baccalà nel robot, ecco qui, ci metto anche le patate, ci metto il pan grattato e il parmigiano. Mettiamo anche il prezzemolo tritato, ok. Mettiamo. Direi aggiungiamo un uovo. Buccia di limone, uvette, pinoli. È arrivato il momento di sporcarsi le mani. L'impasto è già perfetto, direi. Mischiamo bene. O se l'impasto dovesse risultare troppo morbido, in questo caso un po' lo è, aumentate la dose di pan grattato finché non vi sembra della consistenza giusta. Allora, questo è il momento di assaggiare. Qui il baccalà era perfettamente dissalato, per cui ci aggiungiamo un po' di sale. Adesso andiamo ancora un po'. Ecco qua, così. Dovete assaggiare, eh? Ecco qua, così ci siamo. Consistenza perfetta. E lo mettiamo a riposare una mezz'oretta, anche un'oretta se volete, in frigorifero. Ok, pronti per fare le nostre polpette. Ho tirato fuori dal frigo il mio preparato, l'ho già diviso in 4 pezzetti perché così mi è più facile lavorare. Adesso ogni pezzo lo divido in 2 solo per fare delle polpette uguali, Questo è circa 1 chilo, sono 900 grammi in realtà. Con 900 grammi posso fare, diciamo, sì, 24 polpette. Quando io ho 1 chilo, 900 grammi, cerco di farne 24. Come si fa 24? Divido questi 4 pezzi più o meno uguali in 2 e poi ogni pezzo lo divido per 3. Facile. Taglio tutti questi pezzi in 2 e poi ognuno di questi ci faccio 3 polpette. Vedo che si lavora bene questo composto. Qui le polpettine saranno, diciamo, di 35-40 grammi l'uno.
le friggiamo, eh? Sì, quando fate le polpette, sempre meglio avere un po' di acqua vicina, ci si può bagnare le mani e le polpette scivolano molto meglio, eh? Allora, queste le facciamo tonde. Pronti per fare le nostre polpette? Accendiamo il fuoco. Sto usando dell'olio di semi di arachide. Si potrebbe usare qui forse anche l'olio d'oliva, perché sicuramente con il baccalà ci sta bene. Comunque io ho usato l'olio di semi di arachide, punto di fumo molto alto. Uso pan grattato. Si potrebbe usare anche uovo e pan grattato. Io preferisco farla così. È meglio tenere una mano, diciamo, che tocca l'umido e una mano invece che tocca la polpetta solo quando è impanata. Oh, sempre tenete la temperatura sotto controllo. Olio a 170 gradi. Mettiamo 4-5 alla volta. È inutile metterne troppe. Adesso io qui ne ho messe 6. Ecco, attenzione che la temperatura tende ad abbassarsi quando si mettono le polpette, per cui ecco, da questo momento 3 minuti. Ok, sono passati circa quasi 3 minuti, 2 minuti e mezzo, con l'olio a 170 gradi. Ecco qua, belle dorate, le ultime, 2 minuti e mezzo, ormai abbiamo capito che questo è il tempo giusto. Meraviglia delle meraviglie. Assaggiamo questo classicone, perché stiamo parlando di polpette di baccalà. Si sono un po' raffreddate perché te sei arrivato tardi. Ecco, però lo sapevo, mia colpa. No, va bene, queste le mangiate caldissime, però anche così, secondo me, hanno il loro perché. Gustosissime. Che bella consistenza, belle compatte. Se senti una parte dolcina è quando ti viene la l'uvetta, e c'è anche la buccia di limone che gli dà, secondo me, un piccolo sprintino. È quella che si sente, va bene. Secondo me è questa è una polpetta veramente buona. Buonissima. Sai che io normalmente le faccio, è un periodo che le faccio al forno, però queste non ce la facevo a farle al forno. Bravo. Queste le ho volute fritte. Fare fritte, sì. Ma queste qui sono un po' come le ciliegie, una tira l'altra, secondo me. Stai attento, perché questa qua, tra l'altro, tu pensa che erano 24. In realtà le riconto e sono molte meno. Vedi, sono gli incidenti del mestiere. Ci sarà un motivo. Sì. Molto appetitose, Orazio. Mamma mia, queste. Perfette per la vigilia di Natale. Secondo me è un grande opening della vigilia. È vero. Oppure poi facci, possono essere un piatto per sé, anche sì, perché sì. Sai, patate e baccalà. Beh, io ne prendo un altro, ragazzi, non resisto. Anche, anche perché qua, se aspetti, queste qui finiscono tutte. Beh, Orazio, qui cosa ci beviamo con queste polpettine? Chiaramente un vino bianco. Sì. Qui abbiamo anche un gran bianco, qui abbiamo un Trebbiano d'Abruzzo, fatto da un grandissimo produttore. Qui ci va un vino che abbia una sua sapidità, ovviamente acidità. Dipende anche da dove stai mangiando queste polpette. Se le stai mangiando in un aperitivo, certo, no? Per esempio una bollicina, perfetta, no? Se le stai mangiando magari come piatto principale, ecco, un vino di questo spessore è più così, più indicato. Però ecco, questo vuole un vino bianco che abbia una buona acidità, un buon livello di sapidità e la bevibilità un po' dei nostri bianchi italiani. Ottimo, mi sembra una buona scelta. Beh, se il video vi è piaciuto, cliccate like, e vi consiglio la mia newsletter domenicale, che è ricca di contenuti, e il link è qui in descrizione. Vi consiglio di dare uno sguardo a tutti gli altri video presenti sul canale. Ciao, e alla prossima.